Pazza Inter amala. Mai come oggi l'inno dell'Internazionale Calcio potrebbe essere mutuato anche per l'Olimpia Milano, che al termine di una partita incredibile riesce a sconfiggere per 92-85 il Baskonia, conquistando il quarto successo in questa Eurolega ad un mese di distanza dall'ultima vittoria ottenuta contro il Bamberg. 5 in doppia cifra per l'Olimpia, che riescono a trascinare i biancorossi ad una vittoria veramente molto importante contro una squadra, quella basca, che era reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 giornate ed è squadra assolutamente temibile nonostante le assenze. L'inizio di partita vede un Shengelia come principale punto di riferimento in attacco per il Baskonia, a cui risponde un intraprendente Jefferson per Milano. Proprio quest'ultimo, insieme ad Mbaye, è il prescelto ad entrare nei 12 del roster. A fare spazio, rispetto a domenica con Cantù, sono Abbas e Cousin. Alcune decisioni arbitrali abbastanza particolari ed un'infinità di tiri liberi portano il primo quarto a concludersi sul 27-25 per Milano, un punteggio molto alto in cui non sono sicuramente le difese a fare la voce grossa. Il secondo quarto riparte sulla falsariga del primo, con una Milano che riesce a mantenere sempre un piccolo vantaggio e riesce finalmente ad allungare sul 42-31 a metà periodo grazie ad alcune magie di Andrew Gavluk. Sicuramente è molto importante il rientro del mini Bamba, perché permette a coach Pianigiani di poter ruotare maggiormente gli esterni e quindi non far affaticare troppo Theodore e Gerrals. I ragazzi di Pianigiani riescono ad allungare fino al più 12 sul 49-37, che sarà anche il risultato a metà gara, con un canestro di Timma in tap-in che chiude la contesa. Il terzo quarto è un pochino simile al primo, con ancora Shengelia grande protagonista per il Baskonia con 4 punti consecutivi che fanno riavvicinare i baschi. Da qui inizia però uno show da parte dei Meneghini. Mitzov dall'arco, Gaudok in contropiede, alcune rubate di Theodore riescono a proiettare i padroni di casa addirittura sul più 17 quando siamo al 26esimo minuto. Alcune giocate di Mbaye e Tarceschi, soprattutto uno spettacolare schiacciato in alley-oop di quest'ultimo su assist di Gerrals, portano Milano a chiudere sul più 18 il terzo quarto. Il canestro più singolare di questa fase è uno da 3 punti di Curtis Gerrals, segnato addirittura di tabella, quasi un segnale che anche il cielo è dalla parte di Milano questa sera. L'inizio del quarto periodo è uno dei più belli dell'era Pianigiani. Milano riesce a volare, 2 combinazioni consecutive con 2 canestri da con 2 giochi da 3 punti dei lituani Gudaitis e Kalnietis danno il via ad un break che porta Milano addirittura all'85-60, chiudendo di fatto la partita. Così pensa tutto il forum, ma non il Baskonia, che inizia una lenta rimonta che riporterà la compagine ospite sul meno 8 quando mancano 4 minuti alla fine. La paura prende il sopravvento e i Meneghini sono bravi a reagire, nonostante un fallo antisportivo di Mitzov che riporta a meno 5 il Baskonia. L'attacco successivo vede un canestro sbagliato, un semplice appoggio sbagliato da parte dei baschi, che così buttano via l'ultima possibilità per rientrare definitivamente in partita. Vittoria 92-85 per l'Olimpia con ben 5 giocatori in doppia cifra. E vittoria molto importante che...